Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Questo 2020 sicuramente è stato l'anno della Dunk, ma anche le Jordan 1 hanno raggiunto una popolarità incredibile, soprattutto tra chi non era così appassionato di sneakers, almeno prima di quest'anno. La Jordan 1 ha preso popolarità in tutte le sue diverse versioni, high, mid e low. Soprattutto la mid quest'anno ha veramente spopolato. Sono uscite un sacco di colorazioni diverse, molte molto valide. Sicuramente le Jordan Mid non sono amate dai veri appassionati di sneakers per motivazioni più o meno valide, però bisogna dire che certe colorazioni che sono uscite quest'anno non sono da sottovalutare. Oggi infatti vi porto la recensione di uno dei, secondo me, modelli più belli che sono usciti quest'anno di Jordan 1 Mid. Prima di cominciare, se siete nuovi sul canale, io vi invito a iscrivervi e lasciare un bel mi piace, e se vi va anche di seguirmi su Instagram, trovate tutto in descrizione. Detto questo, possiamo parlare insieme della Jordan 1 Mid SE Dark Beetroot. Innanzitutto un grazie ad Avulab per avermi mandato la scatola abbastanza sporca, ma comunque in buone condizioni, non c'è molto di cui lamentarsi. Classica di Jordan, completamente bianca con il Jumpman in color oro. Questo tipo di scatola viene utilizzata, come in questo caso, per i modelli in taglie da donna, quindi teoricamente dedicati alle donne, mentre per i modelli normalmente da uomo la scatola è nera con il Jumpman in color oro. Come dicevo, infatti, si tratta di una Jordan che è stata rilasciata in taglia da donna, quindi che vanno dal 35,5 se non sbaglio fino al 44,5. Oltre il 44,5 purtroppo non esistono. In ogni caso, come tantissimi altri modelli di Jordan, anche se vengono fatti in taglia da donna, non vedo perché gli uomini non dovrebbero poterle indossare, ma ne riparleremo più tardi. Andiamo intanto a vedere che cosa contiene. Classica carta bianca con il 23, con molti 23 in oro, che nasconde le nostre scarpe. Ed ecco a voi ragazzi le Jordan 1 Mid Dark Beetroot. Ok, liberiamoci della scarpa, della scatola. Ecco qui ragazzi la nostra scarpa. Come potete vedere ci sono dei dettagli abbastanza appariscenti e particolari, ma ci arriveremo dopo. Cominciamo dai colori e dal color blocking, che secondo me è piuttosto interessante e ben fatto. Come potete vedere, il colore principale della scarpa è questo porpora abbastanza scuro, e la cosa che più mi piace è la posizione dei pannelli, che normalmente sulle mid vengono spesso sbagliati i posizionamenti dei pannelli, ovviamente lo fanno apposta. In questo caso invece hanno scelto i pannelli giusti. Infatti il porpora lo troviamo sul toe box, sullo swoosh, sul tallone e sulle ali. Infine anche sulla suola, ma ci arriviamo dopo. Il resto della palette di colori è molto semplice. Infatti troviamo dei classici bianco e nero che contornano il porpora nel modo giusto a parere mio. Il color blocking a parere mio è stato fatto in modo perfetto, da un bilanciamento dei colori davvero adeguato. E questo porpora devo dire che non è niente male su una Jordan. Se questo modello fosse stato high, sicuramente il prezzo sarebbe molto più alto. Per quanto riguarda la qualità della pelle, non è ottima. Bisogna dire che non è malaccio, però non è delle migliori, diciamo standard per le Jordan 1 Mid. Un dettaglio molto particolare che non si nota subito è che intorno al collo, per la copertura della imbottitura in mesh, il tessuto è di colore nero satinato. Però un piccolo dettaglio, ma che aggiunge un bel tocco. Invece i dettagli più appariscenti, che sono decisamente molto meno piccoli e che si fanno notare molto di più, sono gli accessori che troviamo sui lacci. Lacci neri, standard flat lace, nulla di eclatante, ma che chiudono bene la scarpa. La cosa appunto interessante sono questi accessori in plastica colorata oro che possiamo trovare sopra la scarpa. Come dicevo, è un modello che è stato pensato e dedicato alle donne. Possiamo vederlo anche sull'ultimo accessorio che troviamo sull'ultima parte dei lacci, dove appunto viene scritto woman. Questi accessori oro sono molto appariscenti, bisogna dircelo, e sono più adeguati magari a uno stile generalmente femminile, anche se ognuno ha i suoi gusti, quindi se vogliono essere indossati anche da un uomo io non giudico. A me personalmente questi accessori piacciono, non su una scarpa, però li utilizzerei sicuramente per altro, come ad esempio questo fantastico Jumpman che troviamo in cima alla linguetta. Io lo userei tranquillamente come portachiavi, mi piacerebbe anche molto. Qui in mezzo troviamo anche due scritte Jordan, un 1985 e un Wingsman logo. Altro dettaglio della scarpa è in cima alla linguetta in nylon, piuttosto dura bisogna dire, su questa etichetta che è stata cucita completamente nera
nera con un jumpman e la scritta Air in blu abbastanza elettrico. Una decisione di colore un po' azzardata, però bisogna dire che non ci sta male. Infine abbiamo la nostra intersuola in Phylon bianca classica che racchiude la Air Unit e infine sotto la suola dello stesso color porpora del resto della scarpa. Classica Jordan 1, nulla di particolare al riguardo. Tutto sommato penso che questa sia un'ottima Jordan 1 Mid che, se piace anche ai ragazzi, non vedo perché non dovrebbero indossarla, semplicemente magari rimuovendo gli accessori se non sono graditi. E ripeto, se fosse stata una Jordan 1 High sarebbe molto più famosa, sarebbe stata molto più limitata e avrebbe veramente molto più interesse intorno, quindi di conseguenza un prezzo di resell molto più alto. Si tratta di una mid, di conseguenza non c'è una precisa data di rilascio. Le prime paia che ho visto girare erano già intorno a novembre. Io questo paio l'ho preso da AvuLab durante la prima settimana di gennaio, quindi c'è stata molta varietà. Potrebbe essere anche stata causata dalla pandemia che abbiamo intorno, quindi i ritardi sulle spedizioni e quant'altro. In ogni caso, prezzo di retail 120 euro. Per quanto riguarda il resell sono già parecchio alte, dipende dai siti. Su alcuni siti le potete acquistare sui 200 euro fino ad arrivare ai 220-230, sempre in base alla taglia, e sono sicuro che andranno avanti a salire ancora per un po'. È una colorway molto interessante, semplice, facile da vestire ed era abbastanza limitata, essendo una SE, quindi special edition, di solito cercano di fare meno paia. Quindi, come al solito, se siete interessati ad acquistarle, quando si tratta di Jordan non perdete tempo, perché i prezzi salgono sempre, le paia in giro diminuiscono, quindi i prezzi salgono. Se siete interessati, io lascio comunque in descrizione il link che vi porta a StockX, dove potete dare un'occhiata al prezzo di resell e eventualmente acquistarle direttamente da lì. Per quanto riguarda la taglia, come tutte le Jordan 1, veste quasi in ogni caso true to size, dipende soprattutto dal vostro piede. Generalmente potete stare tranquilli con la vostra taglia naturale. Ok, penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa Jordan 1 Mid e fatemi sapere qual è stata la vostra colorway preferita del 2020. Inoltre, cosa ne pensate degli accessori color oro? Fatemi sapere anche questo. Se questa recensione vi è piaciuta, vi invito a lasciare un bel mi piace. Noi ci vediamo alla prossima.